Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nel mio studio con la mia carissima amica Eleonora, è anche bellissima, che mi ha suggerito un bel video. Praticamente oggi trattiamo il discorso del make-up pre-shooting fotografico, ma anche il make-up che viene usato giornalmente, diciamo. Purtroppo io non sono un grande intenditore, ma quindi per il momento, cari amici, sigla! Bene amici, mi raccomando amici, prima di iniziare il video iscrivetevi al canale, seguite il mio profilo Instagram e anche quello di Eleonora che metto qui in descrizione. Lei è un'ottima ballerina, abbiamo fatto veramente delle volte dei saggi, anzi vi dico un'altra cosa, lei e la sorella Anna che fra un po' vedrete, praticamente c'è stata una bellissima storia perché ci stiamo seguendo sin dal 2013, sono La collaborava parecchio. Le mie modelle preferite. Se voi andate sul mio sito web, andate sui vari profili social e tutto quanto, troverete sempre o Eleonora o Anna, che tra un po' vedrete, ora si sta truccando. Benissimo, Eleonora, quindi diciamo che per quanto riguarda la fotografia, il trucco deve essere strutturato in modo da non avere riflessi sul volto, per dirti sulla luce ambiente. Diciamo che ci può stare già qualcosina che va bene, ma per quanto riguarda lo shooting fotografico con luci artificiali, cosa succede? Che avendo la luce diretta sul volto, genera riflesso e quindi cosa succede? Che praticamente non vai bene a ottimizzare il volto e tutto quanto, quindi sulla tonalità della pelle e tutto quanto. Quindi, cara Eleonora, come hai fatto il trucco a tua sorella Anna? Allora, spieghiamo subito. Prima di tutto, per realizzare un trucco che sia duraturo, c'è bisogno di un'ottima base. Quindi si parte dalla base, dall'idratazione della pelle, dal fondotinta come appunto copertura del viso, poi tutte le polveri che vanno a ricreare le ombre naturali del viso, in modo tale che quando avremo il fotografo appunto che ci fa la foto oppure il video, non si creano quelle macchie della pelle che escono in Esatto. situazioni appunto in cui siamo senza trucco. Fatto questo, procediamo con la realizzazione del trucco degli occhi. Allora, nel caso della modella in esame, in cui ha un vestito molto, molto colorato, diciamo dai toni dell'arcobaleno, ho realizzato un trucco con una base di tonalità di fucsia. Fatto questo, oltre al fucsia, ho utilizzato i colori, soprattutto sul viola, passando dal viola fino al blu intenso e al Beh, dei celeste colori più chiaro. molto Sì, dei colori e molto sì, anche perché la forti. modella ha gli occhi azzurri, sono Quindi anche occhi molto grandi, mettere in quindi evidenza proprio il discorso. esattamente, quindi si parte anche prima dal colore degli occhi della ragazza, in modo tale da capire quello E che è la il tonalità della trucco. pelle quanto influisce? La tonalità della pelle tantissimo influisce, perché ecco in questo caso Anna ha una carnagione molto chiara, quindi il trucco acceso sugli occhi risalta ancora di più. L'ultimo colore utilizzato che ha esaltato molto i suoi occhi è stato il verde applicato sotto gli occhi e poi per finire un filo di mascara e di eyeliner. Avendo gli occhi molto accesi, il rossetto è stato, diciamo, di poca tonalità, quindi ho utilizzato un rossetto nude, ed ecco così che è stato realizzato questo splendido trucco. Perfetto, cari amici. Allora non resta altro che andare a fare uno shooting fotografico. Vieni, Anna, vieni. Ecco qui la cara Anna. Ready for the shooting? Ok, amici, dai, andiamo fuori che così facciamo un po' di scatti e luce ambiente. Cerchiamo di sfruttare un po' il discorso del controluce utilizzando un pannello riflettente. Vediamo un po' cosa riusciamo a tirare fuori. Ma bene, ragazzi, ci vediamo dopo. Bene, amici, siamo tornati. Abbiamo fatto
un bellissimo shooting, diciamo una decina di minuti, perché praticamente il sole stava cominciando a scendere tanto. Abbiamo sfruttato i pannelli, il pannello riflettente color oro, e abbiamo visto un po', infatti vi farò vedere la differenza che c'è proprio tra usare il pannello riflettente e non usarlo, e quali effetti usare e quali effetti usare. E è stata veramente una bella esperienza, il sole era giusto, e quindi cari amici, allora se vi interessa creare un video del genere, quindi interessa creare questa situazione che hanno giustamente grazie alla partecipazione di Eleonora e di Anna, possiamo farlo, potete contattare il profilo Instagram di Eleonora e il profilo Instagram di Anna. Spero che sia stato di gradimento questo video che abbiamo fatto. Ringrazio nuovamente le mie carissime amiche di una vita, e allora hanno visto la mia crescita fotografica, impressionante. Veramente. Affidatevi al fotografo Daniele Bussoli, perché è perfetto, fa delle foto bellissime. Anzi ragazzi, un'altra cosa, vi ringrazio veramente tanto dei complimenti che mi avete fatto dello shooting precedente che ho fatto a Federica Di Griscio. Vi ringrazio tanto veramente, perché non mi aspettavo questi complimenti che mi avete fatto, veramente vi ringrazio tanto, veramente siete stati veramente gentili. Bene, tornando a noi cari amici, io vi abbraccio, un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Aspetta, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube!